signori. Applaudite voi che siete in sala. È meraviglioso. Avete fatto a lui la stessa accoglienza, cioè a me un po' meno, che avete fatto a me dopo 3 anni. E lui è la prima volta che lo vedete. Avete applaudito il rapporto alla bravura e all'altezza. Signor Riva. Mr. Cooper. Mr. Riva. Signor Riva, nel mio paese io raramente vado in televisione. E questa è la mia prima volta in televisione in Europa. E quindi abbiamo avuto questo momento. E sono molto entusiasta e onorato di questo ricevimento meraviglioso. No, no, l'onore è nostro, è veramente eccezionale. No. Please, Mr. Cooper, please, please, datemi due sedie per cortesia. Parliamo ad armi pari, Mr. Cooper. Eh? Ok. A me piace sempre sedere. Ama sedersi, anche io. Mr. Cooper. Yes. Ma quanto è simpatico. È un dono di natura. Non dice niente, vi guarda così e ottiene un successo. You are very sympathetic. Simpatico? Ma simpatico sei tu. No? C'è un certo non sì? So che va diritto al cuore. Simpatico. Simpatico. Una bellissima parola, magari sapessi cosa vuol dire. Mr. Cooper, what is the last picture? Well, the last picture I did. Beh, l'ultimo film che ho fatto è intitolato Cordura. Cordura? What do you mean Cordura? Cosa vuol dire Cordura? Cordura means. Cordura significa in spagnolo coraggio. 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 I wish I this is one time. Questa è l'unica volta nella mia vita in cui vorrei parlare italiano. For gli italiani, coraggio. 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 Cordura, Mr. Cooper. Cordura che non abbiamo finito, siamo a metà ancora. Io so benissimo che il film Cordura è quello che narra di un ufficiale americano che tutti ritengono un vigliacco, ma invece è un eroe, e fa vedere agli altri 5 con i quali vive l'avventura che lui è veramente un eroe. Che cosa è il vero eroismo? È la prima volta che non capisce l'italiano adesso. Però lui vorrei parlare tanto italiano. Sa benissimo di che si tratta. Mr. Cooper, yeah. che cosa può fare lei per noi? What? Cosa fa lei per noi? Why am I here? Perché sono qui? I would e vorrei like to tanto why saperlo. I was invited by you. Sono stato invitato da lei, ho sentito tanto parlare di lei, tutti mi hanno parlato del suo spettacolo. Io ho detto che sarei venuto qui perché volevo essere visto dagli spettatori italiani. Ci sono tante persone in Italia che guardano questa trasmissione. Adesso sono qui, non so cosa fare, non canto. Non sono un comico. Non sono il signor Riva. Questo è venuto dall'America per prendere in giro a me, voi avete capito. Io ti ammiro tantissimo. Sono Mario Rimesce, ma you are very, very, very much. Ma non sono un comico. Ok. Abbiamo parlato americano tutti e due, non vi dico che abbiamo detto. Eppure fortunato, perché io alla sedia non ci arrivo per terra coi piedi. Guardate un po', lui tranquillo, sta pure con le ginocchia piegate. Io sto sopra, guardate. Oh, complimenti. Però, sorrida. Sì, sorrida ai spettatori italiani. Faccia vedere la faccia.
Che significa? Là, agli... Sì? Ma la mia faccia la vedono da 30 anni. Come si dice in italiano? Non mettiamo limiti alla provvidenza divina. Le auguro di farcela vedere ancora per 100 anni, va bene? 100 anni, non 30, 100. 100 anni ancora la sua faccia. Magari avessi ragione, adesso mi sento meglio, mi sento più giovane. Come? Grazie. No, sei tu, beh, mica è finita. No, l'aveva preso per un augurio, dice ci vediamo fra 100 anni. No, no, sia qui con noi. Signor Riva, io non so fare niente in televisione. Sono sicuro che dovrei andarmene e lasciarla condurre lo spettacolo. Ma noi parliamo, sia comodo, qua. Noi parliamo, lei è venuto qui per concorrere, per beneficenza. Beneficenza. Sì. Well, I understood. Ho capito. Beneficenza, sì. Questa è un'altra delle ragioni per cui sono venuto. La beneficenza. I am very much for. Sono molto favorevole alla beneficenza. Beneficenza. Per chi? Per chi la facciamo questa beneficenza? A chi? Is it beneficenza a me? Beneficenza per me? No. Money. A chi lo diamo? A chi lo diamo? Money. A chi diamo money? I haven't got any lira yet. Io non ho ancora le lire con me. A me? Beneficenza a te? Oh, ho trovato un benefattore, finalmente ho trovato un benefattore. How much you gonna get? Quanto prendi? Quante lire prenderai di beneficenza? Quanto? Lei può guadagnare quanto che vuole, però non possiamo prenderlo, né io né lei. A chi lo diamo? I know this is a benefit. Orphanage? An orphanage, yeah. Un orfanotrofio. You have it? Yeah. E vediamo un po'. I can pronounce. Prego. Io lo legge da pronuncio solo. Molto male, state attenti. Perdonatemi. Mi. Perdonami. Orfanotrofio. Orfanotrofio Linda Pennotti de Velletti. Di Velletti. Di Velletti. Bene, bravissimo. Bravo, molto bravo. Mi spengo. Ecco perché fumo. Mi fa una cortesia, un piacere. Mi fa vedere quei giochi che lei fa con le pistole. Oh, no, that's sì. That's quella è roba da televisione. No, ma non un cowboy della televisione, quello vero, quello che lei fa nei film. Grazie. Guardi che belle pistole che ci abbiamo. Tappa. Troppo moderna. È moderna, sì. Moderna. Troppo moderna. Smith Wesson. Sì, però... Oddio. No, non fanno... It's modern, it's no è moderna, non va bene. No. Oddio, e se era buona che faceva? Dunque, là? Là? You put it in your pocket, là, you put it in your pants. Là, ecco, bene. Modern, it's no good. Troppo moderna. Facciamo una camminata alla cowboy, the cowboy walk. Cowboy walk? La camminata da cowboy? Ma se cammini come me, non è proprio da cowboy. Io cammino così perché ho le ossa rotte qui e qui. Facciamo una camminata cowboy? Camminiamo? Facciamo quella scena del film. Quella del mezzogiorno di fuoco? Yeah. Noon? High noon? Okay. Vai? Well, okay. Gonna shoot? Yeah? Azione? Oh! Mr. Gay! No, io ho paura, qua, buco, qua. No. qual era quella canzone che... The song you sing in... Per chi suona la campana? High noon, no? What do you call it? Mezzogiorno di fuoco? Come si intitola qui? Sì. In high noon? Mezzogiorno di fuoco? Oh, don't forsake me, oh my darling. Mm-hmm. I don't sing. Io non canto. Non vuole cantare. Ma è tornato ancora. Benvenuto, Ma se tirati fuori delle cose... My apologies for making that noise. Mi scuso per aver fatto quel rumore. Ha detto che si scusa perché, insomma, fa quello che può, ma già fa molto. Vogliamo mi fa una scena del film per chi suona la campana? Ah, sì. Yes. Sì, io guardo. Okay.
Arrivederci. No, 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 goodbye, no, no. La beneficenza, Mr. Gates, la beneficenza. Adesso, adesso la beneficenza. Lei vedrà adesso un quadro con abbozzato, iniziato, un disegno che è la testa di un personaggio noto. Lui ha a disposizione delle lineette da aggiungere a quel quadro per indovinare chi è. È un gioco semplicissimo, eh? Volete tirare su per cortesia il sipario? Cordura, cordura, Miss Gary. Coraggio, coraggio. Coraggio, cordura. Chi è? Avanti, eh? Chi è? Chi è? Ah. Jimmy Cagney? No. Jimmy Cagney, no? No. Posso avere qualche altra... Potenti, ma non è. Qualche altra linea? Vuole spendere 10 lineette? Lei ha 500.000 lire. 500.000 lire. 500.000 lire. Può spendere 10 lineette, sono 10.000 lire a lineetta per completare il disegno. Ne facciamo 10? 10 line. 5 line. 5 lineette. Non ne vuole 10, ne vuole 5. Perché lo so allora, chi è. 5 lineette per Mr. Gary Cooper. 1, 2, 3, 4 e 5. 5? 5. È little. Ah, Micheroni. No! Micheroni? Non è Micheroni, no. Altre 5? 5. Altre 5. 1, 2, 3, silenzio, 4, 5. Ah, chi è? Yeah. Gable. Gable, esatto, hai indovinato. My compliments, lei ha speso 5 più 5, 10. 10 line, quindi ha vinto 400.000 lire. Complimenti, Mr. Cooper, e grazie. Thank you. I'm pretty dumb. Ho capito. Sono piuttosto tonto su queste cose. Un bel musichiere per Mr. Cooper. Poi, oh. Edo? No, oh, non la signorina, il musichiere, il musichiere. You have the daughter. Thank you very much. Grazie allora, mille. Uno per la signorina, uno per la figlia. E uno per la signora, eh? My goodness. Va bene? Thank you. Grazie, davvero. Mr. Bellissimo. Gary? Grazie, grazie di vero cuore, grazie a lei.